Claudio, ti prego, dimmi la verità. Di cosa è morto papà? Di niente, Giulia. È morto di niente. Come nuvola esausta sulla spiaggia mi addormentai. Non mi svegliai più. La vita mi agitò come un'onda. Il segreto del mare feci suonare. Non mi svegliai più. Sarò sempre tuo padre. Sarò sempre tuo padre. La morte non è nulla. Tutto resta come era. Ciò che eravamo l'uno per l'altra lo siamo ancora. Continua a chiamarmi con il mio nome. Continua a parlarmi con la tua dolcezza. Giulio sta cercando di contattarla. Lo so. E lei l'ostacolo. Ricordo i versi di un poeta alchimista cinese di tanti secoli fa. L'anima mia è serena, caro amico. Vi è un altro cielo e un'altra terra, al di là del mondo degli uomini. Papà? Allora, non mi racconti più niente. Di cosa? E come stai? Che ti succede? Sei tu che non mi dici quello che sai. Perché dici questo? Così, è la mia impressione. Ma tranquillo, ti voglio bene lo stesso. Caro maestro, ho scoperto la via di cui tanto vi ho parlato. Mi occorre una guida perché i primi passi abbiano la corretta direzione. Distinguere tra il vero e il falso sembra impossibile.